Sembravo ormai dimenticata, invece rieccoci qui con una nuova puntata della rubrica Libro Film, l'epica lotta, quella in cui vi parlo, confronto e scontro un film con il romanzo da cui è stato adattato e tento di sfatare, se possibile, il mito secondo cui il libro è sempre meglio del film. Stavolta doppio romanzo e quindi doppio film, ma con un unico autore. Parliamo di Ian McEwan, coinvolto non solo come romanziere, ma anche come sceneggiatore di due film appunto tratti dalla sua opera, seconda parte della sua notevole bibliografia, quella un po' più tarda. Da una parte abbiamo Il Verdetto, tratto da The Children Act, da noi con il titolo meno impressionante e soprattutto un po' stucchevole e poco rappresentativo di La ballata di Ada Mary, e dall'altra parte abbiamo film e romanzo con lo stesso titolo, Chesil Beach. Sono entrambi accomunati dal fatto di avere una protagonista molto famosa, molto brava, che sostanzialmente fa girare l'intero film intorno a sé. Nel caso di Chesil Beach stiamo parlando di Saoirse Ronan e qui c'è un po' un ricorso del destino. Infatti l'avevamo conosciuta ancora da bambina come protagonista di un altro adattamento di Ian McEwan, il migliore adattamento di Ian McEwan e Caso del destino, il miglior romanzo di Ian e il miglior film di Joe Wright, ovvero Espiazione, un piccolo capolavoro che vi consiglio di recuperare in entrambi i modi perché su entrambe le strade è sostanzialmente perfetto. Lei troviamo ancora giovanissima ma cresciuta che interpreta la novella sposina protagonista di Chesil Beach, occhio però, protagonista del film, perché il romanzo è molto più equilibrato nel distribuire meriti, colpe e flashback tra i due protagonisti. Di cosa parla questa storia? È la storia ambientata, e questo è molto importante, nell'Inghilterra del 1962, che vede come protagonista una coppia alla sua prima notte di nozze, che verrà consumata, forse, nella celebre località balneare di Chesil, dove c'è questa lunga spiaggia fatta di ciottoli, Chesil Beach, che era, diciamo, un po' uno status quo, uno status simbolo per le coppie dell'epoca. E quindi noi troviamo la coppietta appena sposata che arriva in albergo, consuma una cena in cui c'è sia da parte del film sia da parte del romanzo una ricostruzione dettagliata dei costumi culinari dell'epoca, con sullo sfondo che incombe questo tremendo talamo. E entrambi aspettano questa notte con sentimenti di forte tensione. Lui perché, poverino, non ce la fa più, per il momento è riuscita solo a baciarla, a toccacciarla un po', ma lei si è sempre voluta mantenere illibata. Lei sa che istintivamente il contatto fisico un po' più approfondito con il suo fidanzato non è che le procuri il massimo della gioia. Questi sono i presupposti, ma attraverso una serie di flashback noi scopriamo tutto il rapporto che ha portato i due ragazzi ancora giovanissimi e forse non così consapevoli dei propri sentimenti, di quelli dell'altro, a sposarsi, sia dalla parte di lui sia dalla parte di lei, esplorandone impressioni al primo incontro, aspettative per il futuro e rapporto con i genitori. C'è da dire, e questa è la parte cruciale sia nel libro un po' meno nel film, che ci troviamo nel 1962, mancano pochi anni alla rivoluzione sessuale, ma sembra di stare negli anni 50. Infatti lo scopo primario del romanzo è appunto una denuncia molto crudele, molto ficcante, magari scritta anche ad uso e consumo di chi ha solo una vaga idea di che cosa volesse vivere in quell'epoca, di quanto la vita di tante persone, di tanti amanti, ma non solo, fosse sostanzialmente rovinata da un certo costrutto classista, bigottista e perbenista dell'epoca. Teoricamente il film dovrebbe fare la stessa cosa, però in questo caso mi sento di dire che il romanzo è indubbiamente migliore. Il film ha alcune pecche. Una è da imputarsi a Ian McEwan, che se mantiene la prima parte sostanzialmente inalterata, poi inserisce dei grossi cambiamenti quando vedremo il dopo la notte di nozze e finisce un po' per fare quello che il film sperava sostanzialmente, cioè mettere sotto i riflettori la protagonista, Saoirse Ronan, il personaggio di Florence, a danno di suo marito, interpretato da un attore indubbiamente meno famoso. Il punto del libro è che anche lì si dà poi un giudizio di merito sui due protagonisti, però i meriti e i difetti sono ripartiti molto più ugualmente e non è così semplice nel romanzo buttarla tutto su, vabbè, lui è un cretino. Il film
fatica a suggerire le colpe di Saoirse Ronan, un po' perché è lei che si porta in giro il film con la sua bravura, un po' perché il film fa alcuni cambiamenti, a mio parere, anche abbastanza inspiegabili. Il peggiore e più evidente, secondo me, è quello che riguarda la figura del padre di lei, che è buttata un po' lì per spiegare alcune sue reazioni, ma che pare addirittura alludere, cosa inesistente nel romanzo, al fatto che lui abbia abusato di lei, una cosa che mi ha lasciato un po' così, cioè o era una scena molto fatta male o era una cosa tirata fuori molto incautamente. Certo, poi, che più si allontana dal seminato del romanzo originale, più arriva per esempio la scena con la bambinetta, così più diventa molto stucchevole, molto risolutorio, cioè che vuole arrivare ad avere una sua risoluzione dal punto di vista di partenza, quasi come voler rassicurare il pubblico. E se c'è una cosa che la scrittura di Ian McEwan non è mai, meno male, è rassicurante. Sostanzialmente poteva essere un film molto incisivo, molto cattivo, mentre in realtà si limita ad essere un altro dramma in costume con Saoirse Ronan come assoluta protagonista, un po' come era stato per esempio per Brooke. Il discorso si fa meno scontato su il verdetto The Children Act, perché in quel caso secondo me il romanzo di partenza ha parecchie pecche e l'ho trovato tra gli ultimi usciti dell'autore forse il più debole. Io non sono del partito che Miele sia molto sottovalutato, Solar sia molto bello ma anche un po' pesantuccio da leggere, e la ballata di Adam Henry sia proprio... non è che gli sia uscito benissimo. La storia è quella di un giudice di successo che si occupa di presiedere la corte minorile a Londra. Si chiama Fiona, ha una vita del tutto da upper class, quindi molto ricca, molto agiata, culturalmente molto highbrow, vive con suo marito in questa bella casa, fa una bella vita, ma è completamente assorbita dal suo lavoro. Si occupa di questi casi appunto in cui per un qualche motivo i servizi sociali o chi per essi hanno ritenuto necessario l'intervento dello Stato, perché i genitori non stanno tutelando i diritti dei figli, e quindi lo Stato, seguendo il Children Act, che è una legge apposita, interviene. Il caso al centro di La ballata di Adam Henry vede come protagonista Adam, questo giovane adolescente che fa parte della comunità dei testimoni di Geova, e qui se siete dei lettori di Ian McEwan sapete già come andiamo a parlare, perché lui potrebbe quasi essere un po' il capofila degli scrittori inglesi tanto laici da essere quasi anticlericali. Come Adam non è ancora diventato maggiorenne, anche se mancano pochi mesi, lei può applicare il Children Act e fare in modo che gli venga fatta una trasfusione che gli salverà la vita, nonostante, come noto, i testimoni di Geova siano contrari alle trasfusioni e questo faccia di lui un paria nella sua società. Prima di prendere la decisione però lei incontrerà questo ragazzo, e mentre si aspettava la solita famiglia bigotta, sto parlando del romanzo, e che inculca nella testa del figlio i suoi rigidi dettami e trova questo figlio molto remissivo, molto sottomesso, trova in realtà un ragazzo molto amante della musica come lei, pieno di vita, pieno di passioni, chiaramente adolescente ma anche con un'intelligenza molto vivida, e ne rimane molto colpita. La storia del romanzo è segue parallele il cambiamento epocale che la sua decisione porta nella vita del ragazzo e i cambiamenti che le vengono gioco forza imposti dall'esterno, perché per esempio suo marito, interpretato nel film da un, come sempre, uomo da sposare, Stanley Tucci, sostanzialmente le dice: tu mi stai trascurando, sei completamente presa dal tuo lavoro, sai che c'è, io mi voglio scopare una tipa e te lo dico e lo farò. Lei è un gran bel personaggio, però il libro è molto prevedibile perché parte da dei concetti che se uno conosce Ian McEwan sa già dove andrà a parare. Quello che lo salva è che lui scrive veramente in una maniera eccezionale, un po' perché ha appunto questa visione molto realistica. Lui è famoso per prendere appunti su questi quadernetti, è andato a cena con un giudice dell'alta corte, si è preso degli appunti e lui fa delle ricostruzioni veramente incredibili. Qui in ambito giudiziario, se guardate il legal drama, è proprio da leggere. Se invece siete interessati all'ambito chirurgico, un altro da leggere è Sabato. Però quello era molto più riuscito. Qui invece c'è qualcosa che non va, un po' perché a parte Fiona gli altri personaggi sono molto bidimensionali, cioè il marito di fondo è uno stronzo appunto nel romanzo, un po' perché
che appunto la risoluzione sì, è la risoluzione più logica, più ovvia, ma non ha quel momento in cui lui ti colpisce per la sua capacità di essere acuto, di illuminare la scena talmente tanto da farti vedere qualcosa che non avevi visto o da farti ammettere una realtà di cui avresti fatto volentieri a meno. Il film in questo senso mi è piaciuto forse di più per due motivi. Il primo è che ha una regia che si sforza davvero tantissimo di rendere in immagini lo stile pulito, chirurgico e estremamente aderente alla realtà di Ian McEwan. Ed è molto difficile perché stiamo parlando di un libro che spesso racconta quasi in un soliloquio i sentimenti, le sensazioni, le emozioni che Fiona non esprime all'esterno e quindi è veramente difficile coglierli. Eppure vedendo alcuni movimenti di camera di questo film, che comunque ha una regia molto classica, molto neutrale, molto elegante, proprio da film della BBC, infatti è prodotto da BBC, secondo me questo film rende molto registicamente la scrittura di Ian McEwan. Altra cosa, Emma Thompson è pazzesca in questo ruolo, veramente si prende il film sulle spalle e lo porta a casa. Però secondo me c'è da notare anche per esempio Stanley Tucci, che lui sempre nel ruolo del marito bistrattato, ora da Mary Streep, ora da Emma Thompson, ora da Colin Firth in Kingsman, insomma lui è sempre l'uomo da sposare, lui è sempre quello fedele che è lì anche quando viene bistrattato, è un po' il suo typecasting, poverino, vorremmo vederlo anche che faccia qualcos'altro, però veramente suscita un amore, una voglia di altare indescrivibile. Devo dire che nonostante il suo personaggio in realtà sia molto privo di consistenza, lui con quella sua solidità che trasmette, con quella sua affezione autentica e sincera che riesce a rimandare senza rendere il personaggio stucchevole, riesce a dargli veramente una complessità, tanto da ritagliarsi uno spazio di fianco a un interprete così enorme, così carismatica, che sostanzialmente finisce per eclissare tutti gli altri. Non direi lo stesso del ragazzino che interpreta il protagonista, che verso la fine trovo perda un po' la sua spontanea naturalezza nella recitazione. La cosa molto bella degli adolescenti creati da Ian McEwan è che spesso sono molto intelligenti, però rimangono degli adolescenti e quindi leggendoli da adulti si capisce subito quali siano i loro sentimenti e sono molto realistici nel loro essere intelligenti ma contemporaneamente incapaci di fare il ragionamento che farebbe l'adulto, cacciandosi in delle situazioni tremende, come avviene ad Adam Harry. Secondo me tutto il guazzabuglio che succede dopo, l'ultima scena in ospedale, sono molto più banali e scontate e molto meno impattanti del finale originale del libro. Se però considero tutto il film, a parte gli ultimi 15 minuti che mandano tutti in vacca, e penso alla parziale delusione che mi aveva suscitato la lettura di Adam Harry, che io ho trovato proprio un'opera minore nella produzione di Ian McEwan, devo dire che in questo caso, secondo me, sapete che c'è meglio il film. E così si conclude una nuova puntata della rediviva rubrica Libro Film L'Epica Rotta. Vi ricordo che per la recensione dei libri e le recensioni dei film se presenti trovate il link nella descrizione verso il blog. Troverete anche i link di affiliazione Amazon dei due libri. E per ritrovarci per parlare di letteratura, chissà, magari di Ian McEwan e di altri film, non vi rimane se avete voglia di ripassare da queste parti. A presto!